Buonasera cari amici, questa è la rassegna stampa di oggi 23 febbraio 2018, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Salvatore Caiata, candidato Movimento 5 Stelle in Basilicata, indagato per riciclaggio. Di Maio dice l'ho messo, cioè l'ha omesso e quindi è fuori. La notizia è stata rivelata da alcuni quotidiani e confermata dal presidente del Potenza Calcio, che però su Facebook si difende. Storia vecchia del 2016 che credevo fosse stata archiviata. Per il leader grillino l'omissione vale l'espulsione. Pisa, antagonisti provano a raggiungere il comizio di Salvini, scontri con la polizia. Pietre, bastoni e bottiglie di vetro sono state lanciate contro gli agenti in assetto antisommossa. Secondo le prime informazioni, un manifestante sarebbe stato portato in questura. Morti in corsia. L'infermiera Laura Taroni è condannata a 30 anni in abbreviato. L'ex infermiera di Nomazzo è stata ritenuta responsabile nell'ambito dell'inchiesta Angeli e Demoni sulle morte sospette in corsia all'ospedale di Saronno, degli omicidi appunto in corso con l'ex amante, il vice primario Leonardo Cazzaniga, del marito Massimo Guerra e della madre Maria Rita Clerici. È stata assolta invece dall'accusa di aver ucciso il suocero Luciano Guerra. Rispetto a questo capo di imputazione, già la procura aveva richiesto la soluzione. Acciaierie Piombino, Calenda dice accordo tra Cevital e Jindal, ma la firma per la cessione agli indiani ancora non c'è. Il governo esulta perché il gruppo algerino messo in mora ha trovato l'acquirente, ma è lo stesso che nel dicembre 2014 perse la gara per l'acquisizione dell'ex Lucchini. Attesa per la firma definitiva. Per Jindal è un'operazione insomma strategica per contrastare ArcelorMittal nel mercato europeo dell'acciaio. Il governatore della regione Toscana, Rossi, ha detto hanno chiesto tempo. Cipro, dopo il blocco e le minacce turche, Eni rinuncia. La nave Saipem 1200 cambia rotta e si dirige in Marocco. La Marina Militare di Ankara prima ha fermato la navigazione, poi ha parlato di speronamento qualora l'imbarcazione avesse proseguito la rotta. L'annuncio del passo indietro arriva dal governo di Nicosia, secondo cui si tratta di una battuta d'arresto che però non impedirà nei prossimi mesi le previste esplorazioni di idrocarburi nella sua zona economica esclusiva, parzialmente rivendicata anche da Ankara e dai turco-ciprioti. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la nostra programmazione.